il corso della storia sta prendendo una piega in cui, se uno dovesse, diciamo, tirare una monetina o scommettere, è evidente che qualcuno, diciamo, è probabile che non ci sia, salvo ovviamente cose che uno si augura sempre, succede qualcosa di diverso da quello che sta succedendo in questi giorni. Il mondo dello sport sta facendo veramente tutto quello che, ha detto la stupidaggine, non tutto, il massimo di quello che è possibile per supportare il popolo ucraino. Sull'idea di Carlo Mornati, noi abbiamo, stiamo svuotando i magazzini del CONI, anche con dei cinelli d'annata, vintage, e li mandiamo tutti quanti tramite il CIO alla cooperazione, e poi il CIO è individuato il Comitato Olimpico ungherese, che insomma è lì in confine, da dare in termini, diciamo, di abbigliamento alle popolazioni, quindi dalle giacche a vento ai vari materiali. E sono in contatto costante con Sergei Lucca, sapete bene che è il gigante che sta nel mondo dello sport, e il mio collega, membro del CIO, presidente del Comitato Olimpico Ucraina. Poi apprezzo tantissimo le iniziative che stanno facendo, diciamo, le singole federazioni, e da parte nostra anche, diciamo, stiamo supportando per ospitare, in termini di logistica, di vitto e di alloggio, atleti di varie federazioni, i nostri centri di preparazione olimpica.